Quali sono le ultime tendenze che emergono dall'ASH, il Congresso Americano di Ematologia, per quanto riguarda il trattamento dei difetti della coagulazione del sangue? Ne parliamo con il professor Sergio Siragusa, che abbiamo incontrato a Napoli, dove è in corso il convegno Post Orlando 2019, nel quale i massimi esperti italiani fanno il punto proprio sui dati più interessanti presentati al convegno di Orlando. Allora, professore, iniziamo dall'emofilia. Quali sono le novità più importanti presentate quest'anno all'ASH sul trattamento di questa patologia? Bene, all'ASH c'è stata una grande attenzione su questa patologia, tant'è vero che l'Emma Wasserman Lecture è stata data proprio agli autori della terapia genica. Di fatto sono stati pubblicati gli studi completi ormai di fase 3 sulla terapia genica dell'emofilia B e studi di fase 2, qualcuno di fase 3 già completato per quanto riguarda il trattamento dell'emofilia A. Senza entrare nel dettaglio, gli studi completati di fase 3 ci dicono che nell'arco di poco tempo, probabilmente non più di 2 anni, noi avremo a disposizione la terapia genica non solo per trattare ma per curare e guarire definitivamente, quindi una patologia congenita che attualmente ha un costo sociale elevatissimo sia per l'utilizzo di farmaci specifici sia soprattutto per le sequele legate ai pazienti che ne sono affetti. Quindi sicuramente un'informazione estremamente importante che rivoluzionerà per la prima volta, tra l'altro curiamo geneticamente una malattia ematologica. Un'altra patologia sulla quale sono state presentate novità interessanti è la malattia di von Willebrand. Esatto, la malattia di von Willebrand è una patologia un po' meno conosciuta rispetto all'emofilia, perché la forma grave in realtà è molto poco frequente. Quello che non si sa è che molte volte la malattia di von Willebrand si manifesta in maniera oligosintomatica, cioè pochi segni o sintomi, perché in effetti l'incidenza è molto elevata nella popolazione generale, anche di 1 a 10.000, quindi è sicuramente la malattia emorragica più frequente nella popolazione, anche se molte volte non diagnosticata. All'ASCE sono stati presentati i studi che hanno dimostrato come anche in questa patologia iniziamo a non utilizzare più i farmaci derivati dal plasma, ma farmaci di ricombinanti, quindi completamente ingegnerizzati. Anche questo rappresenta quindi un notevole passo avanti, perché abbiamo dei farmaci target molto più specifici, molto più attivi e sicuramente molto più sicuri nella terapia del paziente. Grande novità nel trattamento dei tumori del sangue è rappresentata dalle terapie con CAR-T. Risultati straordinari, però anche effetti collaterali non trascurabili. E tra questi, lei ci ha spiegato, ci sono anche disturbi della coagulazione. Che cosa si è detto all'ASH su questo argomento? Sì, assolutamente vero. All'ASH è stato evidenziato quelli che possono essere delle complicanze legate soprattutto alla sindrome dal rilascio delle citochine, che è una delle complicanze ufficiali della terapia con CAR-T, ma si è visto come questa complicanza è in grado di modificare la coagulazione in maniera sensibile. Tant'è vero che circa il 30% dei pazienti sottoposti a terapia con cellule CAR fondamentalmente hanno delle alterazioni, hanno una coagulopatia indotta da farmaci e coagulopatia indotta dal rilascio delle citochine. Questo è un aspetto estremamente importante, perché la coagulopatia collegata alla sindrome del rilascio delle citochine rappresenta la principale causa di morte non legata alla ripresa di malattia nelle CAR-T. Quindi molta attenzione e soprattutto aprirà le porte per lo sviluppo di farmaci specifici. Un altro tema di cui si è parlato, lei ci ha detto durante la sua relazione, riguarda le possibili terapie future per le malattie autoimmuni della coagulazione. Che cosa c'è all'orizzonte? Sì, in effetti all'ASH si è dimostrato ormai in maniera inequivocabile il legame molto stretto tra disturbi del complemento e disturbi della coagulazione. Questo perché è importante? Perché noi ormai abbiamo già da diversi anni dei farmaci che sono in grado di correggere un complemento che non funziona, e quindi avere la possibilità e la dimostrazione che la terapia anticomplemento possa risolvere anche le coagulopatie più gravi, quali ad esempio la sindrome di anticorpi antifosfolipide catastrofica o la HELLP syndrome, apre dei scenari che sono estremamente interessanti. Ovviamente si tratta di patologie ancora in fase di sperimentazione e di validazione clinica, quindi non possiamo utilizzare nel quotidiano, ma si è aperto uno scenario nuovo nella gestione del paziente ematologico affetto da coagulopatia. Risposta flash. Qual è secondo lei il messaggio chiave unificante per quanto riguarda il trattamento delle coagulopatie? Il messaggio chiave unificante è che in realtà le coagulopatie non le dobbiamo più vedere come dei disordini staccati e unici nel paziente, ma li dobbiamo vedere come strettamente legati all'alterazione del sistema immunitario. L'attivazione del complemento lo dimostra, l'attivazione dei linfociti e comunque il sistema immunologico in toto rappresenta una delle condizioni che determina la coagulopatia. In uno scenario in cui i nuovi farmaci biologici, l'immunoterapia sta diventando il gold standard nel trattamento della ematologia neoplastica, questo sta diventando anche una chiave di volta per il trattamento di alcune coagulopatie.